Siamo qui presso il Polo Zio Dinamico per presentare il primo laboratorio di cinema e teatro che inizierà lunedì 8 febbraio alle 17:30 con Alberto Di Matteo. Chi è Alberto Di Matteo? Domanda difficile, tutte le domande presuppongono chi è, sono domande difficili. Io sono principalmente un attore, professionista del mondo del teatro da più di 20 anni, ma nel tempo anche fatto l'autore, regista in teatro, ho lavorato anche un po' in televisione e da qualche anno sono insegnante del Polo Psicodinamiche. Insegno per la SPEF, la scuola di psicoterapia, cinema e teatro e appunto con i responsabili del polo abbiamo pensato di dare vita a questi laboratori esperienziali di cinema e teatro uno al mese e dal titolo appunto Cinema e Teatro. Perché un laboratorio di teatro qui al Polo Psicodinamico? Perché non lo dico io, non lo dico soltanto io, ma tutte le discipline creative, a maggior ragione il cinema e il teatro, possono essere anche formidabili strumenti di formazione professionale e di crescita personale. Possono accrescere la nostra consapevolezza, possono farci rendere conto di come siamo, di come interagiamo con gli altri. Questo ovviamente è un'acquisizione ormai di anni. E quindi a maggior ragione il cinema e il teatro per la sua carica esperienziale, perché il teatro se ne può parlare del teatro, ma sostanzialmente si fa. E quindi è esperienza, soprattutto il teatro permette di sperimentare la relazione con gli altri e con se stessi. Il cinema, io per questi laboratori non è la prima volta che facciamo lezioni di questo genere al Polo. Non sono lezioni tradizionali, come si può intendere. Per quanto riguarda il cinema, le lezioni si svolgono un po' così: proiettiamo alcuni brani del grande cinema e poi io butto lì alcuni semi di provocazione, di discussione e i partecipanti fanno interventi, intervengono, interpretano quello che hanno visto. Io la intendo molto, l'uso del cinema, come un'educazione all'immagine. Siamo bombardati da immagini di tutti i tipi ogni giorno, però abbiamo molta difficoltà anche per questa quantità di immagini a decifrare, a interpretare le immagini, a orientarci nel linguaggio delle immagini. A filtrare in qualche modo. Sì. Spesso c'è la tendenza subito a interpretare, a dare un'interpretazione di una Un scena, di giudizio, un forse. giudizio, sì, mentre manca proprio l'ABC. La grammatica di lettura Certo. dell'immagine. Sopra quella, se la facciamo correttamente, possiamo poi stabilire interpretazioni, giudizi, valutazioni su quello che abbiamo visto. Ok, quindi cos'è che si devono aspettare le persone che parteciperanno a questi laboratori? Si devono aspettare, intanto, appunto, lezioni piuttosto esperienziali, non lezioni tradizionali, non lezioni frontali, in cui sono chiamati in causa direttamente, sono sollecitati. Diciamo, il mio ruolo è quello di sollecitare, buttando lì, senza troppo argomentare, senza troppo completare il ragionamento, butto lì delle provocazioni, delle suggestioni, delle sollecitazioni e sto a vedere quello che succede. Quindi lasciando anche libero l'iscritto di portare il suo contributo in Certo, queste lezioni. e questo succede fatalmente. Ognuno porta un po' il suo vissuto e si spera che si inneschi quel meccanismo, dicevo prima, di consapevolezza attraverso la grande creatività, cioè il teatro e il cinema. Saranno previsti diversi tipi di incontri. Esiste un filo conduttore che in qualche modo li unifica tutti o sono indipendenti tra loro? Sì, esiste un filo conduttore. Abbiamo pensato con i responsabili del polo a un tema. Infatti, il sottotitolo del laboratorio è Tradire, due punti, le emozioni nascoste. Il tema del tradimento, perché? Perché il tradimento è un tema, secondo me, chiave, che ne chiama in causa altri. E perché il tradimento ha a che fare con qualcosa che si nasconde o che non è subito aperto, portato alla luce, e quindi ha bisogno di essere portato alla luce. Quindi questo tema ci serviva poi per parlare anche di altro. Per tradimento non si deve intendere soltanto il tradimento, l'adulterio della coppia, no? Certo. Perché ovviamente si può tradire un'idea, una causa,
un compagno, un amico. E chissà, forse questi contributi di cinema e di teatro ci faranno rendere il concetto di tradimento meno negativo di quello che si pensa, perché nella nostra cultura l'immagine del tradimento è un'immagine negativa, no? Pensiamo a Giuda, è il cattivo per eccellenza, no? Ecco, il tradimento, questo è quello che vorremmo far vedere noi, il tradimento in tutte le sue varie accezioni, in tutte le sue varie declinazioni, non è sempre una cosa negativa, anzi, certe volte è una cosa inevitabile e necessaria. Il primo incontro, che abbiamo detto ci sarà lunedì 8 febbraio alle 17:30, tratterà American Beauty. Sì, film del 2000 di Sam Mendes, con la sceneggiatura di Alan Ball, film pluripremiato perché nel 2000 conquistò 5 Oscar. Dico, le scelte dei film non sono sempre basate su gusti personali o sulla ricerca del capolavoro ad ogni costo. Scegliamo dei film che possano far scaturire quella discussione di cui parlavo prima. E American Beauty ci è sembrato significativo per dare l'immagine di una società, di una comunità, quella americana, ma diciamo quella occidentale, e per mettere in mostra, per mettere in evidenza il tradimento di certi valori, fondanti di quella società. E American Beauty ci sembra particolarmente lampante, evidente su questo. Ecco. È un film, insomma, appunto di qualche anno fa, che però ha lasciato un segno, insomma, nella cultura americana. Per quanto riguarda poi la parte teatrale, perché ogni volta ci sarà anche un contributo teatrale, mi piacerebbe far leggere agli iscritti e ai partecipanti alcune scene, alcuni brani di una pièce teatrale di Harold Pinter, che si intitola Tradimenti, guarda caso. Ok, per cui aspettiamo questi laboratori per poter vivere con noi queste esperienze di cinema, teatro e formazione. Aspetto tutti quelli che sono interessati. Benissimo.